Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Io sono Alessandro e questo è Stilo Vintage. Allora, cosa ne pensate dell'introduzione? Piace questa penna? È la Swan Mabby Todd 1500, una penna che non ho mai avuto modo di provare e che quando l'ho ricevuta circa una settimana fa sono rimasto veramente colpito. Soprattutto per l'età, perché parliamo di una penna che, come avrete notato, risale al 1924, quando è stata regalata al precedente proprietario, che aveva fatto una carriera di tutto rispetto. Una penna realizzata tutta in ebanite, che aveva appunto circa 100 anni, e quindi quando l'ho provata, diciamo che è arrivata che non era presa molto bene dal punto di vista della pulizia. Era da molti anni che non veniva utilizzata, infatti ho dovuto immergerla nell'acqua con del detergente neutro, in modo tale da farla disincrostare un po' per volta. E poi devo dire che utilizzando qualche altro prodotto per il pennino è finalmente venuto fuori l'oro, perché era totalmente nera. La cosa che mi ha stupito, che non avevo notato quando l'ho presa, perché ammetto di averla presa all'asta e all'ultimo secondo l'ho acquistata, è una penna che ha l'alimentazione sia sopra che sotto il pennino, e questo non l'avevo notato, anche perché le foto erano fatte male. È stato quasi un acquisto al buio in un certo senso, e all'inizio mi ero anche un po' pentito, pensavo che avesse problemi al pennino. Invece, quando l'ho vista, ho fatto degli studi, mi sono fatto delle ricerche prima che arrivasse, mentre ero in viaggio dall'Inghilterra. Ho visto che effettivamente era un modello particolare con questo doppio alimentatore sopra sotto il pennino, molto interessante, che per un certo verso è anche una sicurezza in più, perché limita un po' l'escursione flex del pennino. Pennino che, guardando altre recensioni in internet, su YouTube, pensavo fosse molto più flessibile, abituato anche alla watermark che vi ho presentato nella scorsa puntata, che basta proprio un accenno di peso e il pennino si flette. Questa qui invece ha un comportamento più rigido, però allo stesso tempo permette di avere un tratto che va veramente da un tratto molto fine a uno spesso grosso, che non è esagerato, insomma. Adesso lo vediamo nella prova di scrittura. In questo esemplare qui c'era anche la clip in metallo, che, come vedete, è anche un po' leggermente arrugginita, ma non mi è preoccupato, perché questa penna nasce senza la clip. La clip era un optional che metteva chi voleva, poteva scegliere di metterla. Alcuni addirittura, quando le comprano e ricevono con la clip, la tolgono, perché quasi è un elemento che è in più, un optional, non snatura un po' la penna, l'essenza della penna. Ora direi che è arrivato il momento di andare a provarla, e poi voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Prima di farlo, ricordatevi di iscrivervi al canale. Andiamo a provare la penna. Eccoci con la Swan Mavi Todd 1500. È presa molto bene esteticamente, sicuramente. L'ebanite è un materiale che non ha pochissimi problemi, si può utilizzare anche prodotti abbastanza aggressivi che non succede niente. Peccato appunto per la clip, che è un po' arrugginita, ma non è un problema. Stavo pensando di toglierla anch'io, ma visto che è arrivata assieme, a questo punto intanto la tengo, poi vedrò. Come vedete, ci sono anche riportate le scritte Glamorgan Education Committee awarded to Winford Bevan per 4 anni di perfetta condotta nel marzo 1924. Devo dire che è interessante avere una testimonianza così scritta sul corpo della penna. Tolgo il tappo e potete vedere il pennino. Pennino con il sistema sopra sotto, alimentazione sopra sotto. Adesso qui, siccome è caricata con un diamine Ox Blood, è un po' sporco, quindi non si vede perfettamente il colore dorato della penna. Comunque funziona molto bene. Molto leggera, sembra quasi tenere in mano una matita. La sezione anche è anche comoda, è
È proprio quasi come avere una penna moderna in mano, anche la sensazione di robustezza comunque non è niente male. Faccio una prova per mostrarvi, intanto potete vedere che scrive senza problemi e il tratto è fino, non è niente niente male, può proprio, se uno è capace di disegnare potrebbe disegnare con una penna del genere, perché si può andare dal tratto. Adesso provo ad andare un po' meglio qui perché avendo il treppiede della fotocamera è un po' difficile scrivere. Comunque sia, come potete vedere, si può andare dal fino al più, un tratto più grosso. È flex, ma non un flex importante, io direi quasi un semiflex. Per dire, scrivendo normalmente senza fare pressione, si scrive quasi come una penna normale. Devo dire che non mi aspettavo comunque una risposta alla scrittura così fluida e piacevole per essere una penna che ha circa 100 anni. Vedete che scrivo veloce e non ha nessun tipo di problema. La cosa interessante è appunto che si può fare, giocare un po' con lo spessore. Non è niente male, devo dire che mi piace assai. Potete dire ho la mano grande, ma la lunghezza è abbastanza, sì, è ben proporzionata con la mano. Devo dire che funziona bene, anche questa io quando le carico poi le uso tranquillamente. Potrei anche portarla nella borsa che non penso non avrei problemi di perdite perché funziona veramente bene. Non ha nessun tipo di problema. È proprio una goduria. Se vi capitano, ce ne sono un pochine in vendita, però cominciano a scarseggiare in Italia perché a causa della Brexit adesso ci sono le spese doganali da pagare se si vuole acquistare un prodotto dall'Inghilterra. Di conseguenza acquistare una penna così può costare anche un 20% in più ed è da considerare, non è poco insomma. Il bello di questa penna è che dà un senso di sicurezza. Quando si preme per fare flettere il pennino, non, le alette in plastica sono una sicurezza in più, non succede niente, non ha nessun tipo di problema, non si rischia insomma di rompere il pennino. Mami Todd Swan. E la cosa interessante che adesso voglio mostrarvi, intanto chiudo questa, è questa cosa qui. Quando ho acquistato la penna, l'ho acquistata con la scatola originale e la prova d'acquisto originale, che è un documento molto molto interessante. Ci sono le istruzioni originali. Anche questi hanno circa 100 anni, quindi è importante tenerli con cura.
Ve li mostro così velocemente. La cosa in più interessante è questa. Questi qui, che riporta la penna il proprietario che l'ha acquistata, il modello 1500, e come potete vedere la data di acquisto novembre, 26 novembre 1924, che non è una cosa così ricorrente avere questo tipo di documentazione. C'è anche la parte sopra della garanzia, che è stato un acquisto interessante. Voi cosa ne pensate? La penna funziona bene, ho tutta la documentazione originale. Direi che ho fatto centro. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!